Ciao ragazzi, bentornati a Lorenzo Poli Bis, che non è una cosa carceraria, ma semplicemente stiamo cercando di risolvere problemi di connessione. Stiamo cercando di capire perché c'è un problema nel lag, nello streaming, e non riusciamo a risolvere il bandolo della matassa, quindi abbiamo pensato di riavviare tutto, creare un nuovo video, quindi un nuovo link, sperando che in questo caso appunto adesso la situazione possa migliorare, si possa vedere nel modo migliore possibile. Quindi finora bene, adesso si vede bene, per il momento tutto ok, ora va alla grande. Non sappiamo perché sono i misteri dell'etere. Quindi apro subito il collegamento, ne approfittiamo visto che si vede e si sente bene. Da questo momento, Lorenzo, siamo di nuovo online e speriamo che tenga tutto bene. Quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Mi dispiace per quello che ci siamo, speriamo di riuscire a recuperare tutta la prima chiacchierata, quella prima parte. Comunque abbiamo ancora tempo per andare avanti e per continuare la nostra chiacchierata. Al momento sembra tutto bene, perfetto, vedo bene. Ok, adesso sembra che ci siamo, quindi ripartiamo dallo Steinberger, da Vasco Rossi, dal Gallo e da tutto quello che avevamo iniziato a dire praticamente. E devo dire, questo strumento qui, che è meraviglioso, ha delle possibilità che nessun altro stilistiche, che nessun altro strumento ti può dare, ma perché è fatto di questi materiali, in fibra fenolica, in fibra di carbonio, e è talmente solido a livello, credo, molecolare, che permette di suonare anche molto forte sullo strumento. Non so se Sì, ho aperto no, no, si è un attimo. sentito perfettamente, quindi. Permette di suonare anche molto forte e non eccede mai, non si strozza mai il suono. Quindi sono stato sconvolto da questo strumento e l'ho usato per un bel periodo, quello di Vasco e anche in altre cose. Poi mi sono accorto che suonava un po' da solo questo basso qui, cioè in qualunque modo lo toccassi. Grazie, grazie, questo l'ho apprezzato tantissimo. Grazie maestro, grazie. Ok, eccezionale. D'Italia non solo, l'abbiamo sentito sempre, Grazie. quindi si può suonare a slap, col plettro, con le dita, era molto generoso. E cosa succedeva? Mi sono accorto che ritornando su un altro strumento convenzionale della scuola tradizionale ero abbastanza impedito, non riuscivo più a gestire la dinamica. Mi sono accorto che il jazz bass è uno strumento difficilissimo da suonare. Cosa che non avevo mai avuto problemi neanche quando avevo 15 anni. Ora ho deciso questa cosa drastica di chiuderlo nell'armadio e lì è rimasto. Fuori per un periodo di tournée con Ruggeri nel 96 per qualche brano, ma poi è stato dentro l'armadio fino al tour di Battiato mi sembra 2012. L'ultimo che feci con lui, l'ultimo l'ho fatto con questo qua. E perché così volevo, non lo so, avevo bisogno di uno stimolo diverso per il tipo di suono che si stava creando nel tour, dove serviva qualcosa di meno convenzionale. E quindi ho fatto quel tour. Finita la tournée, è ritornato nella sua custodia e è ritornato nell'armadio. Quindi sono ben felice di possederlo, non lo venderò mai. Quando mi servirà lo tirerò fuori, ma non l'ho più usato neanche questo. Ecco, devo dire, apro una piccola parentesi, che poi non è, cioè, è sotto gli occhi di tutti. Da quando ho iniziato a usare l'Acland, non mi sono più staccato dall'Acland. Uso anche gli altri, se mi serve il Gibson con le corde lisce lo uso, se serve il Precision in un pezzo lo uso, però non sto facendo pubblicità, cioè, è veramente un marchio, anche perché me li sono comprati prima di diventare endorser, ne ho comprati tre. È proprio uno strumento ben riuscito e quindi diciamo che ha dato un po' una ripulita agli altri che stanno tantissimo nelle custodie.
mentre l'Aklan ce l'ho sempre fuori. E adesso poi apro anche il capitolo dove spiego due cosine, insomma, dei Laclan. Però questo qui è uno strumento che anche adesso, solo per fare due notte, è veramente un diavolo tentatore, questo strumento qui. Suona subito, è giù così e suona benissimo. Infatti, adesso lo rimetto col Vai, vostro permesso. Se mi date un attimo e vai. se ti va a parlare di qualche strumento che ho qua, lo faccio molto volentieri. Assolutamente, siamo qui apposta. Sembra che adesso la connessione vada bene, si sia stabilizzata, quindi perfetto, ottimo. Quindi Allora, tu. ecco, poi nel 2000 e ecco, no, ce l'ho, nel 2000 e mi sembra 3, ho comprato il mio primo Lakland, che non era questo, era uno identico a questo, che comprai insieme a un mio allievo. Ne comprammo due, il mio era color legno e con quello lì color legno ho fatto anche i primi dischi di Mina. Devo dire che quel 50, questo qui si chiama 5501. Sì. Questo qua, uno strumento coreano. Con questo qui ci ho fatto davvero tanti lavori, non con questo, con quello color legno, Quello ma tuo. nel giro di pochi mesi ce lo siamo scambiato perché io lo volevo Sunburst e lui lo voleva color legno, quindi abbiamo fatto così. Io ho preso il suo e lui mi ha dato il mio. E invece con questo, allora, con quello color legno ho fatto il mio primo lavoro con Mina, che era questo disco qua, che si chiama Bau. Dal disco dopo, ho avuto la fortuna di registrarne alcuni. Dal disco dopo li ho fatti quasi tutti con questo qui invece. Posso far notare una cosa che ritengo importante? Questo è uno strumento di fascia tendenzialmente, non è diciamo una prima scelta, è uno strumento coreano che sul mercatino, diciamo, si trova a prezzi anche molto affrontabili, no? Spesso c'è la convinzione errata che i super professionisti utilizzano strumenti fatti con intarsi di legno, cose stratosferiche, invece comunque questa è la dimostrazione che anche uno strumento di base non estremamente pregiato registra dischi, va benissimo, suona bene, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, soprattutto per i giovani che magari dicono che strumento compro, io per fare il professionista ho bisogno di comprare lo strumento da 4.000 euro. No, anche no, nel senso che penso che Però sia. questo qui si acquisisce un pochino, secondo me, col tempo, la capacità di scegliere lo strumento, perché come si sa il suono ce l'abbiamo nella testa e nelle mani, quindi al gallo se gli dai il jazz bass gli esce lo stesso suono, se gli dai l'altro strumento gli esce lo stesso suono, quindi è così come a me, cioè nel senso nel bene e nel male. Più o meno la mano genera quel suono lì, poi c'è il pick up, più gonfio, meno gonfio, più... però il timbro generalmente è quello lì. E quindi una volta che hai trovato un'identità e non la trovi cercandola, viene da solo a forza di suonare, a forza di far andare queste mani qua, le fai andare, poi fai le serate, passano gli anni, piano piano comincia così a chiarirsi anche l'idea di quello che vuoi sentire e quello che vuoi sentire sotto le mani, anche come risposta, che è molto personale, assolutamente. E quando infatti anche ha coinciso anche con il passare degli anni miei, no? Cioè che dove l'età ha cominciato a salire e anche la testa era un pochino più chiara su cose in realtà cercassero le mie mani. E devo dire, da questo Lakland ne ho preso un altro, poi ne ho preso un altro, sarà una coincidenza. Comunque sono strumenti, sì, che non necessariamente devono essere costosi. Deve essere sicuramente uno strumento che suona bene nei primi 7-8 tacchi. Ecco, uno strumento deve suonare bene lì. Questo suona bene tutto,
è uno Scala 35 e quindi chiaramente ha anche molto suspense, le corde suonano tantissimo, delle volte anche troppo a seconda dello stile. Infatti per certi casi magari utilizzo il Fender Mustang o un Fender Mustang del 72 che non ho tirato fuori. Ecco, me la farà pagare sicuramente. È uno strumento che uso tantissimo con le corde vecchie, corde normalissime ma vecchie, e ha un suono pazzesco, eppure è uno Scala corta, il Mustang. Quindi, però questo aspetto qui, che si è sviluppato anche un po' con la letteratura bassistica che è andata avanti, a me è piaciuto tantissimo. Lo uso infatti tantissimo. Ho fatto tante cose con questo strumento. Fino a quando, sempre da Marco Pampurini, questo mio allievo, che se per caso è connesso, lo saluto, di Piacenza, confrontandoci sui Lakland, eccetera, venne a conoscenza di uno che vendeva un altro Lakland. Che è questo? Questo era di un altro mio allievo, Crippa, che adesso è di Piacenza, che è diventato un bravissimo liutaio, e mi vendette questo qui, che è 5502. Ecco. Da quando ho imbracciato questo, io praticamente ho suonato sempre questo, con qualche eccezione, che poi ho ancora un paio di strumenti che magari chiaramente metto agli atti anche loro. Però questo qui è uno strumento che ho ammortizzato nel giro di qualche ora. Ho fatto praticamente tutti in Sanremo, quindi ne ho fatti 9 dal 2010 fino al penultimo, e con l'eccezione del 2018, in cui c'era John Ghibli, e poi ho fatto tantissimi dischi, tantissime serate. Con questo qui davvero faccio fatica a enumerarle, perché l'ho avuto sempre tra le mani. Senti, possiamo condividere a questo punto, visto che hai parlato di Sanremo, un esempio di una partitura tratta appunto da un lavoro di Sanremo? Ok? Posso? Vado? Ok, perfetto. Allora, da questo momento in sovraimpressione c'è una partitura che è quella di Fatti Avanti Amore di Sanremo 2015 di un brano di Neck. Quindi, come si presenta una partitura al bassista praticamente di Sanremo, quindi questo è quello che tu leggi. Ok? Certo, arrivano cose scritte generalmente molto bene. Queste sono realizzate particolarmente bene perché il team di lavoro che ha realizzato questo disco è composto da musicisti e produttori che sanno bene il fatto loro, sia dal punto di vista tecnico che musicale. Quindi questa è una parte scritta da Massimo Zanotti, di un arrangiamento fatto con Luca Chiaravalli, che è il produttore dell'album. Che è un bravissimo musicista e poi ha molto gusto nella realizzazione anche dal punto di vista tecnico. E questa linea di basso nel disco è stata suonata da Filippo, cioè da Neck stesso. Quindi è stata trascritta la linea fatta in studio insieme a Neck. Quindi quando arrivano le cose così caratterizzanti, e poi soprattutto a Sanremo, non si ha sempre tanto tempo per provare. Cioè la prima prova, ogni cantante mi sembra che abbia 40 minuti per ogni prova, ce ne sono diverse, tutte che durano 40 minuti. E magari un brano lo provi un mese, ma non provi un mese in modo che dopo un mese venga il brano. Il brano deve venire giusto alla prima passata. Dopo chiaramente vai di fino, ti interfacci col produttore, col fonico di riferimento dell'artista, con l'artista stesso. Ma la prima lettura deve essere già perfetta. Quindi l'unico modo che si ha per fare così, calcolando che è un ensemble di 50-60 persone, in sede di prova non si può andare in 50 a chiedere qualcosa al maestro: faccio così, ma devo fare staccate, come, che basso uso? Perché non bastano i 40 minuti. Quindi cosa succede? Che il mestiere ha imposto che le parti venissero scritte veramente come al real book. E devo dire che col passare degli anni mi sono accorto che noi in Italia abbiamo tra i migliori scrittori di partiture e i migliori copisti
del mondo. Non esagero, non sto esagerando, perché ho avuto la possibilità di lavorare con tanti maestri internazionali, anche blasonati, non faccio i nomi, però i nostri fanno spavento. Cioè abbiamo un livello qualitativo tra maestri, musicisti, copisti, ma altissimo, e col passare degli anni ho pensato bene di riconoscergli questi meriti. Mi sembrava normale che uno potesse scrivere così bene o gestire così bene una produzione, non è normale. Quindi vorrei veramente spezzare una lancia in favore di tutta la filiera musicale italiana, che è di qualità eccelsa, veramente. Senti, posso chiederti queste indicazioni che tu metti, no? Click 2, distorsore, penna, immagino, no? Sono indicazioni che arrivano già dalla fonte o aggiungi tu? Nel senso, qui c'è proprio un click 2, dist penna e poi si prosegue, eccetera, eccetera. Allora, dipende dal maestro. Ci sono dei maestri che analizzano anche sotto il profilo tecnico, insieme al produttore, i file audio singoli del disco, e quindi ti mettono già anche i dettagli del delay, come deve essere il tipo di timbro, come in questo caso. In altri casi, magari possono capitare maestri pur bravissimi, magari più conoscitori dell'orchestra nel suo insieme, magari più della parte orchestrale degli archi, e diciamo riservano alla ritmica un po' più di margine. In quel caso trovi tutte le note, magari, però non sono così tanto dettagliate. In quel caso devi fare quello che viene chiamato interpretazione della parte, perché se la suoni come scritta diventa un MIDI file. Ecco, quindi per forza devi ricorrere un pochino al tuo bagaglio, più che altro, al tuo bagaglio del tuo vissuto musicale, per cercare di capire qual è la scelta giusta che possa funzionare. Non è facile, ma è anche molto divertente. Cioè, non c'è una formula giusta o sbagliata. Cioè, se hai una buona informazione, non dico cultura, ma informazione musicale, cioè che hai ascoltato tanti dischi, ti sei aggiornato sui vari musicisti che fanno i dischi, come suona uno, come suona l'altro. Quando parte un brano, già da come è scritto un po' lo stile, se sei allenato e aggiornato, riesci a contestualizzarti in fretta. E in quel caso, devo dire, ho trovato tanti direttori che ti lasciano margine. E quindi, quando si instaura questo rapporto di come posso dire, di sinergia, lì nascono le collaborazioni che durano tanti anni. È per questo anche che l'orchestra di Sanremo è difficile che cambi i musicisti, perché è un macchinario che ha una sua autonomia, e quindi magari arriva qualche direttore, sa già che musicisti ci sono, sa già che potrà sfruttare quei 40 minuti per andare già sulle cose realmente importanti per l'artista, poveretto, che in teoria la prova è la sua, è quello più esposto di tutti, e in teoria i 40 minuti dovrebbero servire solo a lui dovrebbe arrivare e trovare tutto a posto. Questo è quello che vuole la teoria. Quindi è per questo che magari generalmente è difficile che ci siano dei cambi. Quest'anno c'è stato un cambio radicale, perché il maestro ha da tanti anni i suoi musicisti di riferimento, sono musicisti pazzeschi. Adesso citiamo, vista la nostra parrocchia, Roberto Gallinelli, che è un bassista pazzesco e completo. Non ha certo bisogno della mia presentazione, è una bestia, fa tutto, legge, suona tutti gli stili, è molto sicuro, ha un mestiere incredibile, quindi non ha rappresentato minimamente l'inclinazione dell'asse terrestre, non è successo nulla. Anzi, io credo che la scelta del maestro di contornarsi dei suoi musicisti di fiducia, credo che sia stata saggia. E in più è stato anche, mi sembra, premiato, perché è stato un bellissimo festival. Ascolta, do spazio dopo più di un'ora a qualche domanda e perdonatemi, ma siamo dietro a questa cosa. Mi dispiace interromperti e questo flusso è bellissimo. Domanda di Martino Vacca che tu conosci molto bene.
In genere, Luigi, tu pasticci le parti o cerchi riferimenti altrove, oltre ovviamente la lettura? Ok, Mi puoi ripetere che non ho capito? allora Cioè, se dice, in genere, nel senso sì. tu pasticci la parte, io leggo quello che lui ha scritto, o cerchi riferimenti altrove, oltre naturalmente quello che stai leggendo. Quindi magari non lo so se fai delle annotazioni particolari o... Se non conosco il maestro che l'ha scritto, se non lo conosco e vedo una parte non proprio passistica, che ne so, vedo che ne so, un passaggio che faccio un esempio stupido, cioè tipo tutto di quarti discendenti, e dico non è un passaggio da bassista, quindi dico probabilmente chi ha scritto non conosce, cioè non sa che è difficile fare gli intervalli di quarta discendente sul basso, no? Quindi a quel punto magari mi si instilla il dubbio che non sia proprio così come deve essere. Allora, se c'è il tempo, perché il tempo per le prove è sempre meno, se c'è tempo magari mi metto un pochino su YouTube, vado a vedere se trovo qualche concerto prima, su qualche disco. Se invece l'arrangiamento è originale, se è nuovo, magari se c'è il tempo, in prima battuta, beh, comunque non cambio le cose senza il permesso. Questo è contro i miei principi. Mi sembra di essere, di arrogarmi dei diritti che se si è in una band di quattro persone puoi anche fare, ma quando cominci a essere in 12, 20, non si può fare una cosa così, perché magari sei all'unisono con i violoncelli e non li senti, non posso decidere di cambiare delle parti. Quindi la prima cosa che faccio, me la prendo anche un po' come sfida e anche come esercizio, cerco di far suonare bene quello che c'è prima di cambiare. E quindi invece di contrastarlo proponendo qualcosa di diverso in prima battuta, ma questo è il mio temperamento e non è che sia quello giusto, ognuno è fatto a modo proprio, in prima battuta cerco di far suonare bene quello che c'è scritto. E va scritto così, va bene, non devo avere scuse, deve girare bene come è scritto. E quindi cerco di fare quello che c'è scritto il meglio possibile. Se invece magari le parti, che ne so, hai la possibilità la sera in albergo, stai via qualche giorno e c'è qualche brano che non gira bene, alla prova magari se capita lo dico una volta, dico ma qui allora è a posto, se il responsabile, cioè il direttore musicale mi dice è così, devo star zitto perché mi ha tolto tutte le armi. Se mi lascia un po' di margine, cerco di non fare cambiamenti stravolgenti, magari la sera in albergo, però vado a spulciare, ci vado di brutto, Martino, e vedo se trovo qualcosa. Mi è capitato anche di dire, ah, non può essere così, di andare a controllare e era così. Allora, bene, il mio lavoro è quello di far girare il meglio possibile. Non sempre ci riesco. Domanda di Antonello Pudva, spero di aver letto bene il cognome. Ciao Lorenzo, la linea di basso di Dimmi come di Alexia era già nella partitura o è una tua idea? Allora, con quel produttore, Mauro Tondini, che è sempre uno che si interessa a tante cose che escono, è una persona piacevole, molto interessante dal punto di vista musicale, è un po' sperimentatore. Quando capita di andare a fare dei lavori da lui, c'è a volte una bozza dell'idea, però è sempre molto aperto alla personalità, anzi cerca a volte di farti suonare libero e di prendere le cose più belle che hai, magari generalmente lì c'è un'idea magari anche solo abbozzata, prendo quella e iniziamo a suonare, faccio andare le mani, faccio una passata, due passate, mentre vado ogni tanto magari cerco di andare un po' a fantasia senza calcolare. Quell'approccio di liberi porta allo sviluppo di linee, tra cui quella di Dimmi Come, che aveva solo la cellula base, che poi si è sviluppata così. Quindi con lui abbiamo fatto anche Tricarico, adesso non mi ricordo, abbiamo fatto un po' di dischi, e ogni volta c'è sempre molto margine per far andare le mani, e quindi c'è sempre una bozza, quasi sempre una bozza sua, che però rimane volutamente bozza per evitare di
portare il musicista ad essere un esecutore e basta. Ecco, che magari a volte ci sono dei plugin che vanno meglio dei bassisti, allora se le idee chiare, te lo programmi e viene bene. Invece il valore e l'utilità di pagare un altro musicista è proprio quello di avere degli input nuovi. E Mauro, insieme a Enrico La Falce, nei primi dischi c'era anche Cristian Gardoni, o al batterista di turno che c'è, che fa coppia con te, quantomeno viene chiesto, ecco, ai musicisti di mettere la loro personalità. Perfetto, continuo con qualche domanda, poi riprendiamo il nostro viaggio con gli strumenti e con le partiture. Allora, ti saluta Simone Masina, chiede, vorrei salutare tanto il maestro Poli e chiedere se sta studiando con regolarità contrabbasso perché ti tiene sotto controllo. Quindi, se effettivamente lo stai studiando o meno. Ho la scusa. Allora, il mio contrabbasso c'è, ma è ancora in negozio qua via. Quindi, Simone, ti prometto che sarò serio non appena potrò andare a prenderlo. E lì siamo già d'accordo, insomma, che dovrò presentarmi anche al cospetto perché sono veramente penoso con quello strumento, ma mi ero ripromesso, e lui lo sa, di riuscire a farci 2 note, insomma. Già in questo mi aveva assistito Alex Carreri, Ti un salutiamo, ciao grandissimo Alex. bassista. Se ci vedrà, insomma, lo saluto con tanto affetto. È un bassista pazzesco, che suona sia l'elettrico come Simone, suona sia l'elettrico che il contrabbasso, che, diciamo, mi ha fatto un po' più che da insegnante, è stato il mio assistente sociale. È stato, tra virgolette, è stato il mio insegnante per 3 mesi di contrabbasso e, diciamo, mi ha quantomeno iniziato. Dopo ero un po' discolo su quello strumento, ma non per mancanza di volontà, tant'è che, confrontandomi anche con Simone, lui lo sa che mi sono ripromesso di non abbandonare la cosa e di riuscire a fare qualche nota. Ho dovuto smettere perché mi faceva troppo male la sinistra, quindi questa parte dell'avambraccio veramente facevo molta fatica, quindi anche se facevo poco, probabilmente anche per quello avrei dovuto allenarmi di più, ma non credo di avere una fisicità che mi permetta di diventare chissà che. Ma io non ho ambizioni, mi piacerebbe riuscire a fare il boogie, ecco, faccio il boogie col contrabbasso, sarei già contento, ce la farò. Sicuramente. Allora, domanda di Massimo Sanfilippo. Ciao Lorenzo, nella preparazione dei brani di Sanremo, hai modo di ascoltare in anteprima i brani o si parte direttamente dalle partiture che vi forniscono? No, si parte dalle partiture, poi magari quando arriva il maestro, perché le prime letture si fanno con il maestro sostituto, che è una figura, diciamo, che sotto la quale passano tutti gli arrangiamenti prima che vengano letti dall'orchestra, per controllare che non ci siano errori, perché può capitare, insomma, delle sviste o magari una mancata conoscenza. Scienza, che ne so, degli strumentini dell'orchestra o dei timpani, cioè devi essere competente. Magari non tutti hanno questo tipo di background, per cui quando gli arrangiamenti passano sotto il tritacarne del maestro sostituto, lì se c'è un problema lui lo raddrizza, o quantomeno chiama il maestro e lo fa presente che non so, magari una nota è fuori estensione o magari ci sono dei voicing strani, eccetera. Quindi le prime letture si fanno con loro. In un secondo momento o terzo arriva il maestro di riferimento. Magari lì possono arrivare anche i file, magari ce li fanno sentire, ma non possiamo averli, però ce li mandano in cuffia quando siamo lì alle prove. Non Ok. si può perché è proprio da regolamento. Ok. E domanda di Fabrizio Palermo, carina. Lorenzo, ma alla fine Luigi Schiavone è riuscito a restituirti il tuo basso o ancora no? E ti saluta naturalmente. Abbiamo fatto, saluto caramente sia Fabrizio che Luigi, e sì, ce l'ho perché è diventata una barzelletta, gliel'ho prestato per fare 2 note e è rimasto là boh, un anno, non lo so quanto ce l'ha fatta. Il mio precision del 72, È un bello anche strumento. se resto in tema di precision Vai, vai. e metto agli atti anche questo precision. Perché io abbia un 72 originale meraviglioso,
non so perché, ma quello che uso di più è questo. Forse tornando anche a quello che dicevi prima degli strumenti costosi, cioè quello di un 72, che è tutto originale, compresa la custodia, è nuovo, c'aveva i cartellini appesi, mi sono fatto un regalo, e me lo sono fatto quando ho compiuto, mi sembra 50 anni, cioè 3 anni che ce l'ho. E meraviglioso, suona benissimo, tutto a posto. Io non so spiegare perché, però io avevo già questo qui, che è un, si chiama Rod Warm, quelli satinati, è satinato, forse Rod Warm mi sembra che si chiami, e che ho pagato, l'ho preso usato, ho pagato 600 euro. Ecco, questo qui ha una cosa dentro che mi fa venire voglia di suonarlo di più di quell'altro. Quindi se devo prendere il preciso, prendo questo qua, al quale ho fatto questa modifica molto raffinata, ispirata a Van Allen, palissandro. Con questo qui l'avevo suonato, l'ho usato a Sanremo prima di prendere il Lakland 4 corde, non ce l'avevo ancora, e l'ho usato per suonare Se telefonando e Fatti avanti amore. Senti, ma il precision che hai passato a Kenny Reeves invece qual è? Non ho capito. Il basso che hai passato a Kenny Reeves qual è? No, quello era un basso della produzione che avevo lì come scorta. Ah, Era un ok. americano, un American Standard, mi sembra. No, Ok. Chiedevo se magari era uno dei tuoi che gli avevi passato, così per curiosità. gli strumenti che vengono dati, che sono, perché si possono noleggiare gli strumenti, quindi a volte porti della roba tua e altre volte la puoi noleggiare. C'è proprio una figura che si occupa di fornire gli strumenti. E questo è uno strumento che avevo lì, ma utilizzavo più come spare, diciamo. Che comunque ha un tocco pazzesco. Lui non ha fatto mezza prova, ma mezza, non aveva l'amplificatore, non aveva, cioè, era nel senso sul palco, non ce l'aveva. Aveva sto jack, sentiva non so da dove, non aveva linea, niente. È partito con la penna, cioè, poi si sente, insomma, non ha cambiato la sede terrestre, ma è stato molto in gamba, a parte essere simpaticissimo, figo, pazzesco. Gran persona, anche per quel poco che ho avuto la possibilità di conoscere, veramente una grande persona, e comunque anche bassisticamente mi è piaciuto per quel gioco che ha fatto, era un giochino solo. Bene, domanda di Fabrizio Cannamela che ti saluta, anche lui, e ti chiede se ci sono degli esercizi che fai quotidianamente o magari stai studiando qualcosa in particolare, diciamo, in questo periodo. Allora, quando riesco a ritagliarmi il tempo di studiare, faccio più o meno le stesse cose. Quindi ho, diciamo, un programma che mi trascino da secoli, che mi dà benefici per la mano e mi dà anche un po' di tranquillità psicologica. Quindi non faccio niente di che, semplicemente parto dalle scale maggiori, nel senso, fare due note. Su. Ecco. Vabbè, per quel poco che si può sentire, mi metto un metronomo a una velocità qualsiasi, adesso lo faccio col piede, parto facendo le scale ottave, su 2 ottave, si sente? Sì, perfetto. Cerco di tirare fuori un bel suono da subito, deciso, di legare bene le note. Poi faccio terzine di ottavi. Poi faccio le scale minori naturali. Fate tutto in questo modo, faccio tutto il circolo delle quinte di tutte le scale minori melodiche. Poi le scale minori armoniche, eccetera. E poi faccio gli arpeggi, le triadi. Sono cose molto basiche, ma sono la base della tecnica giornaliera. Terzina, quartina, poi con i rivolti. Poi
tredi minori, eccetera. Quindi una volta fatte queste ci metto a fare il giro delle scale tutte, ci metto, l'ho cronometrato, ci metto 40 minuti. Dopo gli magari mi riposo un attimo, poi faccio gli arpeggi, poi mi faccio un po' di esercizi classici, di Bach. Eccetera. Qualche un po' di Dozzaure, diciamo un po' di brani classici perché portano ad avere una manualità di un certo tipo. Così arrivo più o meno, ci metto un paio d'ore a farli tutti. Dopo 2 ore vado a fuoco e lì dico adesso mi è servito. Invece se parto studiando, adesso voglio studiare la scala a chiocciola, ma quella dello Sri Lanka, e vado a guardare, non faccio resa, ma per me, io ho bisogno di sviluppare la sensibilità sullo strumento, la manualità. Dopo questa cosa qui mi serve anche quando devo suonare in modo semplice, perché le mani sono molto reattive. Cioè per avere tranquillità nella mano ho bisogno di fare la tecnica giornaliera. Una volta fatto questo, se mi resta un po' di tempo, magari o leggo qualche trascrizione o tiro giù qualcosa dai dischi, qualche linea nuova, o mi piace molto anche suonare libero, quindi metto un pattern e così mi lascio andare anche mono accordo e cerco di suonarci sopra per un quarto d'ora, 20 minuti. Questa è una cosa che insieme a Marco Orsi abbiamo fatto, devo dire, per tanti anni. È un tipo di studio che mi è servito. Ci trovavamo in questa stanza a Busseto, dove abitava lui, un piccolo circolo, si chiamava Circolo 88, e stavamo lì dalla mattina alla sera a suonare su un tempo, a volte con metronomo, a volte senza, ma tutto il giorno su quel pattern. Sembravano due matti. Non era più forte di noi quando ci troviamo e passavamo, abbiamo passato degli anni così, magari, che ne so, ti mettevi il metronomo così e dovevamo stare tutti in levare. E lui faceva delle cose a modo suo. Un pattern così dopo 6-7 minuti ti va insieme il cervello. Quindi il principio di James Brown, no? Quindi riuscire a tenere la tensione per tanto tempo è una roba meravigliosa del basso, questa qui, però richiede molta pratica, molta ginnastica. Quindi quando inizio a studiare ho, diciamo, un ordine di apparizione delle cose molto prevedibile e molto basico. Ecco. Perfetto. Allora, domanda interessante prima che faceva, adesso la recupero un secondo. Poi naturalmente quando sei stanco dimmelo. Allora, Simone Anto... Dimmi, scusami. È un'occasione preziosa, non sai che piacere mi fa. Okay, cioè, grazie. A sentirci, cioè, tra bassisti tutti. Veramente in questi giorni, avevo detto anche a Graziella, sono entrato un giorno in casa e ho detto ma dov'è il basso? Dov'è il basso? Dov'è Giacomo? Dov'è Miller? Dov'è Natanista? Dove sono i miei amici? Mi è mancata un po', quindi adesso sono davvero felice, anzi vorrei che fossimo tutti nella stessa stanza e tutti col basso in mano. Fantastico. Mi piacerebbe. Fantastico. Ma in serio, non dico per... vorrei davvero poter fare delle domande, avere un confronto e anche chiarirmi dei dubbi. Mi piacerebbe molto. Vabbè, in questo caso approfittiamo noi di te e della tua disponibilità per chiarire qualche dubbio. Allora, Simone Antolovic, spero di aver letto bene il nome. Se a Sanremo ti arriva una linea suonata con il contrabbasso, come fai? Allora, lì sanno che io non suono il contrabbasso, o almeno io possiedo uno Z, una Pride, ma non lo dico a nessuno. Perché se faccio tanto di tirarlo fuori, dopo mi tocca suonarlo, che mi piace. Il problema che ho è leggere e suonare, vuol dire due note su quello elettrico le posso fare. Il problema è leggere, cioè leggere a prima vista e essere intonati è difficilissimo, per cui non lo tiro fuori. Allora io ho questo basso acustico dell'Ibanez,
Intanto chiaramente faccio presente al maestro che ci sono due contrabbassisti bravissimi sempre, non sono sempre gli stessi, però i contrabbassisti dell'orchestra di Sanremo sono sempre bravissimi. Cioè, è capitato qualche anno di avere dei contrabbassisti che suonassero anche il basso elettrico, quindi la prima cosa che faccio è di un'educazione, far presente che ci sono due stra musicisti che suonano quello strumento. Ma c'è un problema tecnico in quel caso, che l'amplificazione degli strumenti arco è prevista per l'ensemble, cioè non è concepita perché sia solista, per cui bisognerebbe fare un altro tipo di microfonazione e non è sempre possibile. Quindi ti dicevo, per risolvere la parte del contrabbasso, ormai e lì lo sa bene o male che io non suono il contrabbasso e me ne guardo bene da disturbare l'umanità, però ho questo strumento che se posso avere un minuto ho nell'armadio, dovrei averlo lì e se mi dai un attimo lo prendo. Vai tranquillo, assolutamente, siamo qui, quindi, anzi, adesso la connessione si è stabilizzata, quindi sono contento che possiamo procedere in maniera, come nelle altre serate, in maniera serena, quindi, anzi, grazie a tutti quanti per esservi riconnessi in pochissimo tempo, quindi veramente. Siamo oltre 150 persone, Lorenzo. Siamo. Mamma mia, no, mi vado a mettere il completo allora adesso. Ecco, questo qui, questo Ibanez, si chiama Talman, cioè non so se è Talman Intertour è il modello, si vede la paletta, come si dice, semi-hollow, la Semiacustico. cassa è stravuota ma è pesante, quindi ecco, al quale ho fatto cambiare l'elettronica. Ah, ecco, ho rotto una corda. Ah no, è uscita qua. Ma non so che elettronica c'è su, perché me l'ha messa un liutaio bravissimo che lavora con chitarre, il negozio di chitarre di Tortona, dell'amico Roberto. Quindi Roberto mi consigliò questo liutaio, mi fece questa modifica pazzesca e mi ha messo un pickup pazzesco, solo che ho iniziato a usarlo subito e quindi non so che cos'è. Mi sono sempre ripromesso di chiederglielo, se adesso non la becco la corda, era dentro da un po', però in sostanza ha su delle corde talmente vecchie che generano anche un po' il suono del contrabbasso. Adesso lo faccio sentire velocemente, se riesco, per quello che si può capire chiaramente. Non so se si sente. Sì, si sente, si sente. Lorenzo, ti posso chiedere come mai nella scelta di voler avvicinarti al suono del contrabbasso, no? Hai comunque preferito utilizzare un basso con i tasti piuttosto che un fretless? Per la lettura, perché Ah, ok. leggere con fretless è una penitenza. Leggere col fretless è una roba. Allora, se hai tempo di provartene per benino, ok, ma io ho visto che i miei, chiamiamoli clienti, hanno capito che generalmente non fiato. Quando arrivo, faccio quello che c'è da fare. Perché ho un po' talmente tanta voglia di suonare che non vedo l'ora che arrivino anche delle cose anche complicate. Mi piace, è una cosa che mi stimola tantissimo, non vedo l'ora che arrivi una parte difficile da fare, eccetera. Quindi, generalmente, anche quando arriva questa cosa, la faccio di suonare leggendo col fretless, ma è una roba difficilissima essere intonati. Devo mettere, cioè, ecco, questo per dire che generalmente quando mi chiamano, ecco, questo volevo dire. Ci sono sempre poche prove, non so perché. Quando bisogna, si parte e si va subito, con qualche rara eccezione come Coronato Zero, dove le prove sono state fatte con una dovizia, con un'attenzione sia da parte della produzione, capitanata ovviamente da Renato Zero, è lui che vuole che ci sia la massima cura,
e grazie a Danilo Madonia, che è l'arrangiatore e il produttore musicale di Renato per tanti album, oltre ad aver scritto tanti brani, mette una cura infinita nelle cose, quindi lì si riesce a provare con calma e come bisogna fare. Tolte queste eccezioni, generalmente quando devo andare sono 2 giorni di prova, un giorno di prova, e quando bisogna, quindi lì devi leggere subito. Quando arriva la prima prova, magari fa così con la parte, via. È impossibile essere intonati. Già sono stonato quando non devo leggere, perché a meno che non stia qua, è difficile essere intonati bene, nel senso che adesso insieme al basso c'è pianoforte, le tastiere, il basso synth, e non è sufficiente essere intonati, bisogna essere molto intonati. E per cui il basso, questo qua, dato che difficilmente bisogna fare effetti di slide da contrabbasso, è più importante che abbia questo tipo di inviluppo suono, l'attacco forte, poi un inviluppo che va su piano piano e se ne va. Ecco, deve avere questo effetto. E questo basso fa un po' quell'effetto lì, solo che i tasti io posso permettermi di non guardare lo strumento. Adesso ho sviluppato anche una buona conoscenza del manico, quindi non devo guardarlo quasi per niente. Però se fosse fretless non ce la farei. Cioè fretless, se arriva... Le parti più difficili per me sono quelle swing, cioè dove è tutto scritto, tutte le note, perché ogni battuta è diversa. Ecco, quello lì col fretless è impossibile, per me, non ce l'ha fatto. Paradossalmente, col contrabbasso è un pochino più semplice, perché la scala è tutta lunga, tra livello tattile, tra la parte qui vicina come si chiama? Al capotasto comunque. E dove inizia il corpo del contrabbasso è stretto qua, e al massimo hai, non lo so, sarà una quinta, un intervallo è breve, quindi col tatto hai modo di orientarti. Invece il manico del basso è tutto lungo così, cioè se leggi e non guardi sono capaci di sbagliare anche di un tasto, è impossibile. Invece quindi ho sviluppato questa cosa, ma con i tasti, di non guardare, riesco a non guardare la tastiera e riesco a leggere la parte. Poi utilizzo un'impostazione che mi permetta, cioè la posizione del leggio, parlo nel caso della lettura, metto il leggio che sia a sinistra, cioè dove ho il manico, non lo metto davanti così, quindi la mia testa non è mai così, è sempre così. Quindi io guardo allo spartito, con la coda dell'occhio vedo comunque la mia mano, no? E mi oriento verso il maestro, che vedo anche quello con la coda dell'occhio. Questo è magari un allenamento che, se uno è interessato, può fare anche da solo, no? Se tu guardi un oggetto, se faccio così con la mano, anche se guardo dritto, la vedo la mia mano che fa così. Devo imparare a guardare ai lati, pur avendo un fuoco centrale. Questo serve anche per andare col batterista. Non sempre lo guardo. Cioè, magari guardo il maestro, ma voglio vedere con la coda dell'occhio il braccio del ride o il braccio quando va sul crash. Quindi anche se non lo guardo, lo sto vedendo. Quindi anche per lo strumento, io mi metto con il leggio qua, guardo la parte, con la coda dell'occhio riesco a vedere sopra il braccio del maestro e vedo anche le dita qua. Poco, chiaramente, ma è sufficiente per orientarmi. È quello che chi ha giocato a pallavolo lo sa bene, si chiama visuale periferica, quindi è una cosa che anche nello sport si utilizza molto, sì. Cioè, quindi. Esatto, Dopo con mia nipote, allora Anna Capra, che è una bravissima giocatrice di basket, dopo me lo faccio dire. quindi è proprio, viene utilizzato anche nello sport questa cosa, quindi è ottimo collegare queste due cose. Allora, domanda di Chris e ci apre a un altro argomento molto interessante che ti riguarda, che è legato appunto alla didattica e all'insegnamento nel conservatorio. Perché Chris giustamente chiede: per un principiante di basso elettrico, quale repertorio è consigliabile? Allora, più che un repertorio, sarebbe interessante capire che tipo di percorso viene consigliato a un principiante, quindi a un ragazzo che comincia, quali sono i primi step, magari che tipo di studio si può fare e quali sono le strutture dove ad esempio anche tu insegni. Sì, allora se è principiante proprio da zero, che consiglio potrei dare?
di trovarsi un insegnante vicino, magari col passaparola, un insegnante che conosca lo strumento e lo inizi, gli dai i primi parametri per conoscere, parlo dei principianti veri, e poi si deve divertire tantissimo, deve cercare di suonare le canzoni che gli piacciono, se no rischia di dare un'impronta al percorso musicale, secondo me, molto sbagliata, definirei. Quindi alla musica, per quanto mi riguarda, bisogna avvicinarsi sempre con gioia di farla, non come dire adesso studio questa cosa, non è un presupposto che mi piace, personalmente, eh? Quindi il desiderio di approfondire gli studi, se riesco a interpretare anche la domanda, non vorrei sbagliare la risposta. Quindi il desiderio di approfondirli deve arrivare quando ti scontri con l'impossibilità di suonare certe cose, dove dici, cioè cominci a intravedere la tua strada, quella avanti, ma non ce la fai più. Allora lì dipende un attimino anche dall'età. Cioè per entrare in conservatorio e fare della resa, finché non ci saranno i corsi preaccademici, ci saranno fra poco anche per il pop, ma non sono ancora partiti, in quel caso si potrà entrare molto presto. Per adesso non è così, ci sono solo i corsi accademici di primo e secondo livello, che sono il triennio e il biennio. Nel triennio bisogna arrivare, per poter avere dei benefici, bisogna arrivare già in forma, con un'ottima tecnica di base, una buona cultura musicale generale, la conoscenza dell'armonia, ma le cose base, quindi arrivare a essere Schoenberg. Però devi sapere come sono le armonizzazioni delle scale, che sono delle stupidate, sono dei numeri, ci vuole veramente un attimo. Devi avere un buon insegnante di teoria, prendi un qualsiasi insegnante che esce dal conservatorio, uno qualsiasi, del dipartimento di classica sarebbe ancora meglio. Perché approfondiscono di più questi aspetti e quindi si sciroppa un po' di teoria e solfeggio, dettati melodici, cioè solfeggi cantati, poi va dall'insegnante privato di strumento che gli fa fare una bella tecnica, lo porta su come velocità, a quel punto si presenta per il triennio, perché il triennio viene dopo il quinquennio preaccademico, quindi ci sono 5 anni di preaccademico, non ancora attivi però. Poi c'è il triennio, quindi arrivi qua, il primo anno del conservatorio in realtà è il sesto, per cui qui ci devi arrivare in forma, se no rischi di rincorrerti la coda a cercare di fare i recuperi di solfeggio, di teoria. E anche di strumento, rischi di non riuscire a far bene i compiti, quindi in conservatorio devi arrivarci già bello tonico. Cioè, io per fare i corsi devo studiare, quando preparo i programmi non è che dico ragazzi fate così, per fare gli arpeggi, le scale, i brani classici mi metto a studiare giorni prima, sono difficili, anch'io devo arrivarci in forma e devo farglieli vedere e devo essere sicuro. Solo che ci sono delle cose che sono davvero impegnative, quindi io mi metto a studiare prima di farle vedere. Non dico fate pagina 12, no, no, mi metto a studiare anch'io. Quindi il consiglio è di arrivare, cioè se ci arrivi così il conservatorio ti svolta. Se ci arrivi invece che sei un po' al pelo, hai poca tecnica, ti trascini, butti il tempo. Sì, ti ritrovi un diploma, ma che te ne fai? Cioè devi servirti il conservatorio, secondo me. È una scuola pazzesca, ma ci devi arrivare in forma, perché i posti poi sono pochi a disposizione. Non ci sono 30 posti per i bassisti, i posti sono 10, 20 a seconda di quanti insegnanti ci sono. Fine, non si può di più. Ti porto i saluti di Marco Ferrantini, che non vede l'ora di poter riprendere le lezioni, fra i tanti che arrivano. Allora, dell'esperienza con Battiato abbiamo già parlato. Sto un attimo, perché ero rimasto molto indietro con le domande. Ah, vai con Allora, le domande, sì, poi io ogni tanto mi metto a parlare, non finisco più, quindi sto zitto, dimmi tu. l'allenamento. Allora, ciao Lorenzo, quando ti alleni per la lettura? C'è qualcosa in particolare che preferisci leggere per tenerti allenato, appunto? Sì, ho sempre avuto, da sempre, ho questo approccio, vado nella libreria, tiro una cosa che c'è, la apro e la devo leggere.
è in chiave di violino, è in chiave di basso, è difficile, è facile, la devo leggere. Magari delle cose sono difficilissime e ti metto 10 minuti a leggere due battute, va bene. Il giorno dopo ce ne metto 3 di minuti a leggere quella difficoltà. Quindi apro a caso, poi ci sono dei libri che chiaramente che aiutano, ma leggi le trascrizioni della Motown, leggi, è pieno di trascrizioni per qualsiasi cosa. Poi magari ci sono questi libri qui che prendo, Vai, approfitto. vai, vai. Sì, Ovviamente se avessi la possibilità di farvi vedere cosa non ho lì, ma come tutti, no? Tutti quelli un po' appassionati, anche dietro di te vedo un sacco sì, di sì. libri. Cioè, chi è appassionato dello strumento e anche della didattica ne ha tantissimi di metodi, basta leggerli. Prendi, se vuoi veramente fare le ossa, prendi l'Omnibook in chiave di basso, che è questo qua, e il mio è disintegrato, è un segnale se è disintegrato. Qui fare diteggiare, per esempio, Confirmation, è quindi il tema e il solo di Parker. A diteggiare questa pagina ci vuole un sacco di tempo perché sono frasi da sassofono, no? Quindi magari trovi degli arpeggi lunghissimi. Vedere che note sono e trovare la diteggiatura per fare ta ta patatata, ci metti un po'. Questo è un meccanismo di riuscire a decodificare velocemente quello che c'è scritto e trovargli velocemente la diteggiatura adatta. È un processo che si velocizza sempre di più, ma è esattamente come leggere i libri, cioè se uno non legge mai è lentissimo. A leggere una pagina perde il senso del discorso. Uno che ha la lettura allenata legge così. E la stessa cosa è con la musica. Comunque puoi prendere i brani, i libri di violoncello. Ne prendo qualcuno, eh? Sì. Così magari vediamo se posso essere d'aiuto. Allora, prendo qualche libro per la lettura, così se qualcuno magari se lo vuole segnare. Prendete nota, naturalmente. Allora, ecco, porto due o tre cosine interessanti. Ne prendo solo due o tre perché sennò stiamo qua un mese. Allora, questo è una specie di Bibbia del basso. È trascritto molto bene, con percentuale di errore bassissima rispetto alle linee originali. Lo conoscete tutti, però magari qualcuno non lo conoscesse, lo facciamo presente. È un libro che si chiama Standing in the Shadow of Motown, quindi diciamo viene parafrasato il titolo dell'album di Stevie Wonder, e è un tributo a James Jamerson, che era il bassista principale di questa etichetta di Detroit, e era quello che registrava per Marvin Gaye, Four Tops, Martha Reeves, tutti i dischi che uscivano da là, in quasi tutti c'era lui. Ci sono delle linee allucinanti, trascritte benissimo, e ognuna eseguita da un bassista famoso diverso, da Marcus Miller, Pino Palladino, Bob Babbitt, Geddy Lee, non me li ricordo tutti, ma un sacco di bassisti pazzeschi eseguono la traccia che c'è scritta. Quindi già leggere tutto quello lì, dopo sai leggere. Poi ci sono questi metodi, se mi dilungo troppo. Non ti... Guarda, noi siamo qui, quando sei stanco ce lo dici, quindi nel senso che... Questo qui si chiama David Chesky, si vede? Sì. Ecco, è un arrangiatore, un compositore americano che negli anni 70 ha pubblicato questi metodi di lettura che sono compatibili per tutti gli strumenti, quindi li puoi comprare per strumenti in mi bemolle, si bemolle, questi qui sono in chiave di basso e sono proprio libri, cioè questo qui che è quello tra virgolette semplice, e questo è quello avanzato, advanced, è lo stesso metodo su due livelli. Ogni pagina è una lettura, è un brano, manoscritto, e sembra semplice, non lo è, perché è scritto in una maniera insidiosa, volutamente, è un libro che per la lettura. Magari un brano è scritto in mi maggiore, poi trovi un sacco di alterazioni temporanee.
quindi di bemolli, di bequadri, mentre suoni ti accorgi che magari è in sol. Quindi la testa fa una fatica pazzesca perché si setta su Mi maggiore e ti trovi tutte le alterazioni temporanee, che da leggi diventa difficilissimo. E certe volte, magari metti la stessa figurazione per quattro volte, in realtà la terza ha un sedicesimo diverso. È veramente una bella palestra, quindi Tevicheschi è molto consigliato. Poi magari, ecco, tipo prendo anche dei brani per chitarra classica. Questo è Recuerdos de la Alhambra. E chiaramente la parte col basso è difficilissima, ma non bisogna avere fretta, cioè è un esercizio dedicato alla lettura. Quindi, aspetta, ecco col basso. Solamente trovare la posizione per iniziare a fare il Recuerdos de la Alhambra, che è per chitarra classica, ma si può fare, sul 5 corde si può fare. Che è così. Si sente? Sì. Faccio lento, mi avvicino. Vai, vai. Questa posizione, ecco, l'ho fatto tutto quello lì. Adesso non me lo ricordo tutto, lo suono malissimo, ma non è quello il principio. È che ha detto: devo leggere, va bene. Ovviamente mi va insieme gli occhi, no? Però se ti abitui a questo standard alto, dopo quando leggi, cioè, non guardi neanche perché l'occhio guarda, ha già capito che cos'è. Quindi bisogna puntare in su. Poi, molto consigliati i libri per violoncello, dicevo, questo qui è Dozauer. Tra l'altro, tutti questi metodi sono condivisi anche col mio amico e stimatissimo collega Paolo Costa per il Corso di Milano, perché condividiamo la fortuna di condividere il corso di basso elettrico. Tra l'altro, lui è il bassista titolare della graduatoria di Milano, però siamo in due a far lezione. Ci siamo confrontati all'infinito, anche sul programma da fare, da condividere per essere allineati. E quando abbiamo cominciato a confrontarci con questo, abbiamo scoperto che praticamente abbiamo gli stessi metodi. Uno ne ha uno un po' diverso, l'altro, ma anche lui ha tutti i Dozauer, ha tutti i Devicheschi, quello della Motown. Quindi è una cosa abbastanza, Standardizzata fra di voi, praticamente. voglio dire, rodata, ecco, questi pochi metodi che ho elencato adesso. Quindi il consiglio è quello di leggere tutto, quello che c'è, si legge. Allora, domanda interessante. Quali sono i 10 brani che secondo lui un allievo deve conoscere indipendentemente dal livello? Di linee di basso, dice, o Sì, canzoni? probabilmente dei brani o canzoni di riferimento, 10 brani, diciamo, che comunque possono far parte del bagaglio di un bassista, che identificano anche magari alcuni stili e che è bene conoscere, diciamo così. Sicuramente sbaglierei perché è legato al gusto. Cioè, sicuramente bisogna conoscere le linee di basso dei Beatles, di Paul McCartney, quelle bisogna conoscerle perché lui è stato uno dei primi a farlo cantare il basso, pur groovando, cioè gruva tuttora, però sfruttando anche l'aspetto melodico e soprattutto di arrangiamento. Ha continuato anche dopo i Beatles. Se hai presente My Brave Face, la linea di My, che è un pater solo, adesso non mi ricordo l'età, non me la ricordo, però My Brave Face, senti la linea che fa, è una cosa pazzesca. Do, tirude, do, tirude, do. È una cosa geniale nella sua semplicità. Quindi Paul McCartney, primo in classifica. E poi non saprei bene chi dire, cioè è troppo assoluto dire 10 brani.
Bisogna anche un po' seguire i gusti personali, cioè non è che tutti si debba fare le stesse cose. Io chiaramente cerco di prendere, diciamo, magari gli esponenti più rappresentativi dello strumento e anche i brani che hanno suonato, quelli anche un po' più sfiziosi, magari propongo quelli. Boh, se magari mi lascia una mail, gli posso fare una lista e gliela metto, o te la do e la pubblichi se vuoi, magari nei prossimi giorni, di brani che magari secondo me sono importanti, anche perché adesso se mi metto qua, vi tengo una settimana e io mi devo ricordare i titoli. Magari la posso stilare, una lista, e te la Assolutamente. mando, così se vuoi la pubblichi, e questi magari secondo me sono brani che hanno delle linee, così magari Bellissimo. può rispondere anche a lui che in modo esaustivo, ecco. Assolutamente, grazie. Lo pubblichiamo molto volentieri. Allora, posso fare una domanda da chitarrista? Tra i batteristi e i bassisti c'è molta intesa per la costruzione del groove e della ritmica. Come ti trovi a lavorare con i chitarristi per questo aspetto? Quindi, diciamo come l'elemento che completa la sezione ritmica, tendenzialmente. Dipende anche un po' dal progetto, dipende dal tipo di figlio musicale. Non mi sono mai tirato indietro a fare qualsiasi cosa, quindi ho suonato con chitarristi che fanno liscio e altri che fanno metal, passando per quei chitarristi che sono, diciamo, convenzionalmente completi, come può essere Giorgio Cocilogo, che fanno tutto. Con una maestria pazzesca, quindi anche loro si mettono al servizio del brano. Deve prevalere, più che la chitarra, deve prevalere l'indole del chitarrista. Cioè, se è un chitarrista che magari è incline a fare gli assoli o è sensibile a questo aspetto, ci sarà un tipo di relazione. Se invece è un chitarrista appassionato di accompagnamento, come può essere Paul Jackson Junior, anche noi siamo pieni di chitarristi accompagnatori pazzeschi, ecco, che adesso non mi metto a fare la lista, se no devo stare qui un mese. Quindi in quel caso, se il chitarrista è appassionato di accompagnamento, si crea un tipo di sinergia e ci si ascolta per l'aspetto ritmico. Se invece una parte di chitarra è più dominante, allora sarà magari basso e batteria più in funzione della chitarra. Per esempio, con Ivano Icardi, il trio che abbiamo, ha delle dinamiche molto variabili a seconda del tipo di composizione, che si va dal seguire le sue prodezze all'interplay più estemporaneo, anche ritmico, anche molto coraggioso. Quindi, anche con lo stesso chitarrista, nell'arco della serata, sia che ci sia Elio Rivagli o che Lele Belotti, che sono i due batteristi con cui di solito facciamo le serate, diciamo il trio composto con queste due formazioni, non si sa mai bene di preciso esattamente quali saranno le dinamiche che si creeranno, perché ci sono tanti aspetti che sono estemporanei. Quindi non saprei bene cosa dire. Poi io ho molto rispetto del carattere degli altri, per indole. Quindi difficilmente cioè, mi imporrò con un altro musicista, è veramente molto, intendo musicalmente, generalmente ho proprio l'indole del servitore, del brano che sto suonando. Mi piace fare la parte veramente la base di cemento armato, mi piace molto, anche se a volte magari mi prendo qualche licenza, però mi piace più quell'aspetto. Se devo scegliere, mi piace che l'altro sia valorizzato, ecco. Senti, ci avviciniamo quasi verso la fine perché giustamente mi dicono che se ti lascio parlare finiamo, facciamo le ore piccole. A parte questo, lo so bene, a me fa solo piacere. Però cominciamo anche a avvicinarsi un po' verso quello che è il termine della serata. Allora, innanzitutto abbiamo ancora qualche parte se vuoi condividere legati al percorso con Renato Zero. L'abbiamo tenuto da parte se le vogliamo, diciamo, ritirar fuori. Adesso non me ne ricordavo. Ne Se... abbiamo due, se vuoi provare a introdurre, così magari. Allora, noi abbiamo due, abbiamo Dimmi chi dorme e La vetrina. Scegli Ah, giusto, ecco. tu. Ah, esatto. Allora, la scelta di mettere questi due spartiti è stata fatta perché sono con due approcci diversi, anche se fanno parte dello stesso fibrone, che è questo.
questo è il librone con tutte le parti della tournée. Senti, ma Diciamo dimmi come accanto. una curiosità, prima o poi passerai all'uso di un iPad o tieni sempre tutto cartaceo? Questa è una, diciamo, non è più comodo in un certo senso. Ah, ok. Lo uso però, lo uso quando so già i pezzi. Ah, ok, perfetto. Era la mia Lo curiosità, proprio nel livello di praticità nel, come device, ecco. tengo per terra. Lo tengo per terra e cambio le pagine col pedalino, però le note non riesco a leggere. Quindi se il brano lo conosco già, butto l'occhio, vedo che la fila delle palline va in su e mi ricordo della frase. Ecco, la fila di palline va in giù. Mi ricordo che è quella. E poi scrivo sigle un po' grandi, però li devo già conoscere. E poi non mi fido, perché passa uno o passo io stesso e fa così, pa! No, gliele voglio di carta. Però l'evoluzione sarà quella lì comunque. Cioè, ho visto qualcuno che usa l'iPad quello grande, è bellissimo, perché riesci a fare principalmente due cose. Uno, non hai bisogno delle lucine. E sembra poco, ma non è poco. Due, puoi leggere le parti anche al negativo, se devi fare il buio, tipo in teatro non si può tenere la luce, quindi delle volte magari il datore luci dice qua buio totale, e dico, ma io devo leggere, buio totale, come faccio? E quindi si va capito, a lottare per avere un po' di luce in più. Con l'iPad metti la funzione, ho visto usare appunto Cociloco anche, come ho detto prima, Negativo, negativo. Quindi negativo. vuol dire lo spartito è nero e le note sono bianche, quindi non fa luce, ma tu le vedi. È bellissimo. E poi puoi archiviare tutti i pezzi del mondo, ha una comodità pazzesca. E quello lì si vede anche abbastanza bene perché è grande. Quindi l'evoluzione sarà quella lì, ma per adesso mi piace di più la carta. Allora, la mia curiosità, ok. E ho condiviso la parte di Dimmi chi dorme. Ecco, bravo, dicevo questo qui. All'interno della scaletta ci sono dei brani nei quali magari mi tengo un po' più libertà, ma anche per il tipo di brano. E allora in quel caso preferisco non avere tutte le note scritte. Preferisco non iniziare neanche a scrivere, sennò rimango un po' intrappolato in questo meccanismo e se le imparo le prendo le note, dopo le devo leggere sempre. E è come un po' se mi si azzerasse la fantasia. Cioè, se le ho scritte così, dopo mi viene istintivo farle così. Allora, quando tiro giù il brano, allora è lì dove decido di scriverle o no. Questo qui, Dimmi chi dorme, ha scritto soltanto qualche obbligato, il pattern di base, se puoi vedere. C'è scritto poco e niente, il resto lo faccio seguendo un po' com'è la mia memoria, il disco originale, ma non voglio neanche ascoltarlo troppo, se no rimango un po' catturato e farei parte poco attiva, invece mi piace la personalità. Interessante, per esempio, che tu evidenzi fra un accordo e un altro, tipo fra il La minore settima e il Fa, evidenzi il Sol di passaggio, quindi quello te lo dai quasi come se fosse un obbligato di riferimento fra una parte e un'altra, cioè come nota proprio di passaggio chiave, almeno così da quello che sto leggendo, eh. Quindi ci sono alcune note che per te sono chiave. C'è qualche nota che. Ma questo vale per tutte le linee di basso. C'è qualche nota che insomma, quando ascolto il di basso deve essere quella. Quindi lì, per esempio, c'è quel sol di passaggio, probabilmente adesso non mi ricordavo, probabilmente ascoltando una cosa talmente chiave per invitare il cambio dell'accordo che alla fine me la sono segnata. Quindi lì vuol dire faccio quello che voglio, ma lì devo mettere quella nota e deve esserci quella. Allora mi segno veramente solo quelle che sono realmente importanti. E diciamo che il repertorio di questo concerto qua, l'ultimo dell'ultima tournée di Zero il Folle, tutto il librone era diviso mediamente in due, cioè metà repertorio era con le sigle e metà con le note. Anche se poi uso un pochino anche questo ibrido, mi sembra l'altro brano, La vetrina, adesso Adesso non ce l'ho qua. lo apro. Bravo, magari ti invito un attimino solo su questo qua. Questo è un ibrido perché la linea di basso è abbastanza articolata. Mi sembra che sia suonata da Trevor Horn nel disco. E
mi sembra che l'abbia fatta forse col plettro, non mi ricordo. Però è un continuo cambiare. Allora ho iniziato tirando giù le prime battute, dopo ho capito che continuava a cambiare, allora non sarei riuscito, dopo sì, anche quando lo impari, dopo non serve neanche la parte, però siccome mi piace arrivare già a posto alle prove, dopo magari possiamo anche cambiare tutto, però non mi piace arrivare e non avere idea di quello che c'è sotto perché farei perdere tempo agli altri, mi piace partire e arrivo in fondo intero, dopo lo possiamo anche stravolgere. E allora ho capito che avevo bisogno di più battute per trovare l'autonomia. Quindi, se fai caso, infatti, sono tantissime battute scritte correttamente, anche con le pronunce, e dopo ci sono le sigle. Perché lì, dopo, probabilmente non so come, ma ho capito che ero decollato, e dopo ho scritto soltanto qualche cosa obbligata, eccetera. Esattamente così, infatti lo stanno vedendo tutti quanti, quindi è proprio Cioè, quello come l'hai, diciamo, cioè come l'hai spiegata perfettamente. Quindi abbiamo fatto dei vari esempi, lo spiego perché c'è stato un problema di diretta, quindi abbiamo splittato i file in due parti. Nella prima parte, appunto, abbiamo visto un primo approccio legato ai brani di Sanremo, e adesso era rimasto questo ibrido da approfondire. Quindi se seguite tutte e due le dirette, praticamente potete seguire il filo logico di quello che abbiamo detto fino adesso, giusto? Perfetto. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda e poi veramente ci avviamo verso la fine. Allora, domanda di Dennis Ercole. Ciao, secondo te quanto è importante sviluppare una sensibilità e un gusto personale rispetto allo studio della teoria musicale e della tecnica, entrambe naturalmente ovviamente fondamentali? certo, è l'unica possibilità di futuro, il fatto di avere una personalità. Cioè, chiaramente qualsiasi cosa si studi, adesso non voglio fare lo zichichi di poveri, però qualsiasi cosa che studi si basa su quello che è stato fatto prima. Quindi la letteratura, la scultura, cioè quando studi scultura non è che ti dicono fai una statua tu, no? La scuola di belle arti ti fa fare 100 statuette uguali, così, 100 ne devi fare uguali, devi imparare a tenere lo scalpellino, eccetera, no? E quindi questo strumento ha una letteratura sua, che è stata fatta e è in continua evoluzione grazie a tutti, compresi noi, ognuno con un piccolo contributo, quindi è consigliabile approfondire tutto lo studio musicale che c'è stato fatto. È stato fatto fino adesso, quantomeno i punti chiave, ma senza sottovalutare un gusto personale. Quindi non deve rischiare di essere un genio incompreso, secondo me, perché sennò viene un po' accantonato. Cioè, se non c'è, soprattutto il basso, se non c'è condivisione, se non ci chiama qualcuno per suonare. Forse non organizziamo qualche suonata, cioè, cosa fa da solo il basso? Cioè, cosa facciamo? È noiosissimo il basso, secondo, per me, per il mio temperamento, suonato da solo. Dai. Quindi, per fare in modo di essere mondo compatibili, credo che sia buona cosa essere dei cultori dello strumento e della letteratura più importante di questo. Quindi, tutti i passaggi da John Entwistle, Paul McCartney, a Jack Bruce, poi Pastorius, Marcus Miller, James Jamerson, poi si viene avanti, tutti quei Pino Palladino, Dennis Bodenhaus, tutti i nostri storici, una pennellata di tutto, una pennellata. Dopo ti fai le ossa dure e poi conosci lo strumento. Se tu decidi di sviluppare un tuo stile, e chi lo fa ha tutta la mia ammirazione, comunque avrà più difficoltà a interfacciarsi, perché il linguaggio del basso è universalmente riconosciuto, o almeno, diciamo, sulla terra. Ecco. Quindi quei punti chiave sono comuni a tutti, così come la conoscenza dell'armonia, cioè il secondo grado della scala maggiore è un accordo minore settima anche Nuova Zelanda. Non è che arrivi là e c'è uno Zulu che non sa, cioè, dici,
secondo grado della stessa maggiore ti fa. Quindi studiare musica ti permette di essere compatibile col mondo. Guarda, ho visto un video di un contest per chitarristi e il premio era una lezione privata con Gio Satriani, noto virtuoso, un matto, cioè un aspetto creativo pazzesco, uno sperimentatore, è un grande tecnico. Ecco, alla lezione, e la lezione la trovate su internet, si trova questa lezione e vedi cosa gli fa vedere, cioè parte le triadi di tutte le posizioni, maggiore, con suono normale, monopiccato, tutto così, quindi dice, quindi do, secondo rivolto, pre, così sulla tastiera. Poi il terzo grado, cioè sembra un chitarrista jazz quando fa, è impressionante, cioè sa tutto sulla tastiera. Eppure poi si mette a fare i numeri da circo, ma è uno che la conosce bene, la musica, la conosce tanto bene. Quindi il consiglio è di fare tutte e due, però di essere più compatibili possibili. E si diventa compatibili non essendo particolarmente estrosi, dopo quello servirà per l'originalità e dare un futuro e dare un contributo alla lettura dello strumento, ma è fondamentale conoscere la teoria musicale, ripeto, ma senza diventare Schoenberg o chissà che, fare il programma del solfeggio, che è una stupidata, armonia, un po' di armonia complementare dove vedi come si muovono le voci, e poi armonia funzionale, l'armonizzazione delle scale, la concatenazione degli accordi, fare dettato melodico, solfeggio cantato, e se tu non hai la tecnica dell'orecchio per riconoscere gli intervalli, dove vai a mettere il dito? Cioè, è l'orecchio che ci dice dov'è la nota giusta, non è certo il dito. Infatti, magari un invito per quando si studia, ora dice devo suonare la scala di che è difficilissimo. Inizio. No, no. Ecco, non si può far così. Lo devi sapere prima. C'è il fa diesis in quella scala, allora fai la, si, do, re, mi. La testa anticipa. Fa diesis. Non. No, no, non vale. Per fare così bisogna studiare la teoria, quindi le regole base. Questo ci vuole un pochino, ma se uno è un buon insegnante e non serve andare a lezione da Oscar Peterson, se uno è un buon insegnante che conosce queste cose di armonia, persona del posto sei a posto. Se vuoi approfondire, buon per te. Allora, due ultime, veramente ultimissime domande. La prima è una domanda interessante perché riguarda il conservatorio. Volevo chiedere se sarà possibile seguire il corso in didattica online con il Conservatorio di Milano anche per privatisti. Se tu sai qualche informazione in merito. Allora, è un po' tutto in divenire. Ma per privatisti intende se può fare il test di ammissione o lui vorrebbe frequentare come privatista? Ok, Vincenzo, se hai sentito la controdomanda, scrivi così, diciamo, proseguiamo con la risposta. Allora, diciamo di risposte, magari, velocemente. Io non sono a conoscenza della possibilità di fare esami da privatista come si poteva una volta. Non mi risulta, tantomeno non nel popolo mi è mai capitato. Di vedere arrivare uno, l'esame ci devi arrivare dopo che hai fatto il corso, quindi non credo che si possa, però potrei sbagliarmi, mi informerò e gli farò sapere. Invece non è escluso, dovessero prolungare questa cosa, che si possano fare le ammissioni a distanza, ma sono tutte delle ipotesi che non, guarda, ho anche paura a registrarle video perché spero che questo video viva a lungo e già a settembre darei delle informazioni sbagliatissime. Comunque, a maggior ragione, se comunque vista la disponibilità di Lorenzo e vista appunto il suo ruolo all'interno del conservatorio, se volete maggiori informazioni sul percorso di studi, provate a mandargli una mail o un contatto e poi giustamente vi saprà dire in maniera impeccabile come naturalmente Lorenzo è. Allora, ti chiedo di raccontare un aneddoto e ti faccio una domanda e poi naturalmente ci salutiamo. Allora, il primo aneddoto ce lo suggerisce Antonello. Racconta l'esperienza della gag con Virginia e Raffaele a Sanremo col pezzo del disco che saltava
E un abbraccio. L'aneddoto quello. E la domanda invece è, ad oggi, se hai voglia di condividere un momento, forse il momento o uno dei momenti che per te rappresentano qualcosa di particolarmente importante nella tua carriera, il momento in cui ti sei sentito particolarmente coinvolto, soddisfatto magari di un determinato lavoro o qualche un momento che per te tu reputi speciale, ecco. Allora, rispondo alla prima. Quel brano lì, che abbiamo provato pochissimo, è veramente difficile, al punto che l'ho messo nel programma di biennio del conservatorio, perché è tutto scritto, quindi il disco che salta, in realtà sono battute da 5 ottavi, da 3 ottavi, e la cosa pazzesca è che Virginia Raffaele non aveva il metronomo, non aveva, cioè lei si è inventata questa cosa insieme al maestro Maurizio Filardo, che l'ha arrangiata, e sono state fatte le partiture dopo, rispetto alla base che è stata, all'impostazione che è stata fatta da Maurizio Filardo e da Virginia Raffaele. Ma dopo, quando è stato il momento di fare dal vivo, lei sul palco era in diretta e c'era tutta la regia insieme, lei non ha sbagliato niente. Impressionante quanto sia brava e preparata. E sì, comunque la parte è molto difficile. È molto difficile anche perché quando suoni in 50 non hai la definizione così evidente, cioè quelle cose così ritmiche, così strette. Sì, in cuffia si sente benissimo, ma siamo in tantissimi. E le variabili, quando sei in diretta sulle gag, le gag sono la cosa più difficile, le canzoni facilissima in confronto. Le gag sono difficili perché le provi molto poco e hanno dentro delle cose di difficoltà. È la scuola del cabaret, che a me piace da morire. Alla trasmissione che avevo fatto con Panariello, insieme a Fio Zanotti, è stata per me una scuola pazzesca, perché ogni settimana, infatti gli dico molto, devo dire, perché in quella trasmissione è stata veramente un corso triennale di musica. Cioè, passavi dalla Big Band, è stata un'orchestra pazzesca, una sezione Fiati veramente incredibile. Non sto elencando i musicisti, ma si può andare a vedere. E passavi dal cabaret alla Big Band, al rock, alla musica latina, al pop. Tutte le settimane, arrivavo martedì sulle Gio, c'era una pigna di parti così. E lì è arrivata questa cosa dove tutti quelli che scrivevano, chiaramente in primis Fio Zanotti, ma anche Massimo Zanotti, Stefano, mi sfugge il nome, il cognome, adesso ve lo dico, il pianista Luca Colombo, erano diversi a scrivere, c'era questa specie di gioco a chi faceva le cose più belle. E ho suonato veramente di tutto. Ecco, questo per dire che queste gag sono una delle cose che mi piacciono di più, al punto che l'ho messa dentro al programma. Ho fatto una song. Stefano Zavattoni. Bravissimo, grazie. Chiedo scusa Grazie Stefano, ma Martino. sai, 53 è vero, rendono affascinanti, ma si scollega il cervello. Niente, Stefano, la prossima volta 12 casse di Prosecco sono sul mio conto. Musicista allucinante, anche Stefano Zavattoni, veramente allucinante. E dunque, la seconda era relativa a. A un tuo momento particolare che tu ricordi particolarmente con piacere, che riguarda la tua carriera, che tu dici: questo per me è stato un momento veramente bello e significativo per me, ecco. Sì, queste cose hanno cambiato magari aspetto. Cioè, sono state diverse le cose che mi ha dato questa sensazione. Che una può essere stata quando riuscivo a fare, non so, un brano di Mark King, magari. La prima volta che sono riuscito a fare questa cosa, ci sono arrivato un po' per volta, non ci credevo di riuscire a farla. Oh, questi giochini, no? Quando sono riuscito a capire com'era la meccanica di queste cose, mi sembrava, ti ho detto, basta, ho fatto, ho svoltato, no? Quindi lì mi aveva dato molta soddisfazione perché comunque aveva richiesto un sacco di ore su sto tocco di legno qua, no? Quindi
date tanta soddisfazione, oppure quando la prima chiamata da un'orchestra professionista non mi sembrava vero, oppure tutti i piccoli successi, no, che sono stati graduali, quasi cancellavano magari gli anni di sofferenza, no, di studio, eccetera. È sempre così, continua a essere così, quindi si alternano. Poi negli anni magari le cose sono cambiate, che ne so, la forza che mi ha dato la famiglia, per esempio, i figli e la moglie ha cambiato molto anche il modo di approcciarmi alla ricerca musicale e quindi anche le cose che mi danno spinta e soddisfazione sono cambiate e si ripercuotono anche sulla musica. Quindi credo che sia una cosa molto soggettiva. Ogni cosa, diciamo, che contrasta la sofferenza, è sempre un ciclo, no? Prendi una mazzata, poi torni su, prendi una mazzata, torni su. Ogni volta che torni su, ti arriva lo zuccherino, ti aiuta a essere riconoscente, per quello che hai ricevuto, ecco. Perfetto, allora chiudiamo con l'ultima domanda che è molto semplice, è una domanda chiusa come si dice, quindi è un sì o no. Attualmente fai lezioni private? Pochissime. Pochissime. Insegno una volta al mese, riprenderò appena possibile, in questa accademia di Roma che si chiama 100% Musica, è una struttura privata, capitanata da due persone molto serie, molto competenti, e quindi io faccio una lezione al mese, Marco Rantini, appunto, che prima è intervenuto, e lì faccio lezioni individuali, tra virgolette, private. A casa non riesco più a farle. Ne ho sempre fatte poche, devo dire la verità. Poi da quando è entrato il conservatorio, anch'io ho messo in ordine bene il programma, ci ho messo qualche anno, prima il tempo tanti anni fa ho cominciato a mettere insieme tutta quella Treccani che ho lì, per codificare il metodo di studio conservatorio, che adesso ho in ordine nella testa e anche formalmente, e lo applico solo lì. Ogni tanto, magari se qualcuno vuol venire, sono ben felice di condividere, ma il problema è che il Conservatorio di Milano e di Parma, perché sono anche a Parma, mi riempie tantissime ore e ho bisogno di stare anche con la famiglia. Quindi il problema è che lo faccio volentieri, perché figurati, se uno mi dice vieni, suoniamo, non vedo l'ora, però ne faccio pochissime. Ecco. Di solito le faccio a volte per sfinimento. Dopo le 700 messaggi che arrivano, dopo mi sento talmente in colpa che insomma, magari uno viene e non lo faccio anche pagare perché mi vergogno. E quindi magari stiamo 3 ore a suonare e faccio anche da mangiare. È successo qualche volta. Fantastico, ragazzi, questo è Lorenzo Poli. Ribadisco, noi siamo contentissimi di vederti in ottima forma Grazie, e ver davvero. veramente sono contento. Siamo riusciti, nonostante la prima difficoltà iniziale tecnica, a recuperare una seconda parte che è durata un'ora e mezza più l'altra ora. Prima abbiamo fatto 2 ore e mezza di diretta, Lorenzo, è un record assoluto. Quindi veramente diciamo una chiacchierata infinita. Tra l'altro continuavano ad arrivare domande, ma siamo veramente arrivati molto in là, quindi è il caso di salutarci. Ti ringrazio ancora per la disponibilità, ringrazio ancora Graziella. E faccio i complimenti a tuo figlio per il futuro da YouTuber. Questa è una cosa che ci siamo detti prima, scherzando, è stato il primo collegamento della diretta, quindi non so se è ancora sveglio, nel caso lo salutiamo. Per tutte le domande che magari volete fare, provate a contattare Lorenzo, mettetevi l'anima in pace, perché la risposta richiede tempo. E questo io lo so molto bene, quindi ve lo posso Oh, ma dire. mi scuso, voglio dire che adesso in questo periodo soprattutto io sto usando il telefono come modem, quindi anche per le lezioni che faccio online con i due conservatori, ho il telefono sempre attaccato come modem, perché anche i bambini in casa, sia Leonardo che Tommaso, fanno lezione su internet, quindi la linea di casa generalmente la usano loro, quindi io metto l'iPhone con la lunetta e suona solo per mia moglie, che quando mi chiama vuol dire che è una calamità naturale. Se no, quindi lo accendo alla sera e ovviamente, avendo tenuto spento 10 ore, esplode. E non ce la faccio, vengo sepolto. Quindi mi scuso e spero in futuro di riuscire a essere più presente, insomma.
Infatti, qualcuno dice oggi ti chiama Walter Beccaria, dice ti ha chiamato 10 volte senza risposta. Va bene, può capitare, ragazzi. Ne Però devi usciremo. chiamarlo io. E quindi, se posso prendermi gli ultimi 12 secondi, voglio spenderli per ringraziare te, come sempre, che tieni viva sempre la fiammella della passione per questo strumento, che nel caso in cui uno cominciasse ad avere un calo, basta che si sintonizzi su Bassi Or Life o su Luca Angelici e di colpo fai così, perché vedi una trascrizione, un video, un esercizio, un'intervista e subito riaccende la passione. Quindi davvero grazie, aiuta anche me questa cosa e voglio ringraziare, cioè prima mi hai detto un numero di persone connesse Sì, siamo che mi ha arrivati fatto oltre 100, sentire oltre 150 persone connesse al momento, quello che ho visto momentaneamente, quindi. sono davvero senza parole e spero che mi crediate. Davvero mi fa un piacere gigantesco questa condivisione. Spero di non aver detto nulla di sconveniente. Ecco. Ero veramente un libro aperto, sperando che possa aver dato un ulteriore contributo a conoscermi se qualcuno mi conosceva o non mi conosceva. Ecco. Io Così me lo spero. sono detto. Perché allora ho capito, è quel babbeo là, almeno adesso lo sa. Va bene, ragazzi, grazie ancora Lorenzo di cuore, anche per il jingle che mi hai fatto prima al volo, me proprio mi sono commosso. Facciamo tutti. Grazie ragazzi, buonanotte a tutti, a presto, a prestissimo. Buonanotte. Ciao, ciao. Grazie.